Classifica. Oddio, ma dove sono i Milanelli? Dove sono i Milanelli? I Milanelli canterini. Interi stava a fanculo, Interi stava a fanculo, rossoneri siamo noi, ma chi cazzo siete voi? Milani stava a fanculo. Milani stava a fanculo, nerazzurri siamo noi, dove cazzo siete voi? Dove siete Milanelli, eh? Dove siete finiti Milanelli? Eh? Non vi sono bastate 3 banane da noi in Supercoppa? Non vi sono bastati 4 soufflé dalla Lazio? Non vi sono bastate 5 piadine dal Sassuolo? Avete ancora voglia di cantare? Non avete altri cori? Non avete altri cori da usare, no? Interista vaffanculo e basta. Voi pensate solo a noi, ossessionati. State cadendo nel baratro, però l'unica cosa che conta è cantare Interista vaffanculo, ma va bene così, ma va bene così. Ci sarebbero molti altri cori che potreste usare, tipo un bel andate a lavorare nei confronti della gente che vi rappresenta in campo, però vabbè, evidentemente a voi piace così, voi vi divertite così ed è giusto così. Bene, cosa ci ha regalato questa classifica? Cosa ci ha regalato questa giornata di campionato? Ci ha regalato finalmente una gioia, finalmente una gioia. Ci siamo trovati, grazie alla difficile e complicata vittoria contro la Cremonese, ad essere secondi in classifica in solitario. Come avete visto dalla classifica, c'è il Napoli, ci siamo noi e poi tutti gli altri. Allora, adesso però bisogna approfittarne, ragazzi. E per approfittarne, bisogna usare assolutamente la testa. La testa. Perché l'occasione è ghiotta, eh? L'occasione è ghiottissima a questo punto. È ghiottissima. Noi, domenica, abbiamo la possibilità di dare la mazzata definitiva ai cuginastri. Quella partita può finire in due modi. O gli diamo loro la mazzata finale, perché se perdono anche contro di noi, ragazzi, vanno a picco, oppure li facciamo resuscitare, che sarebbe tipico per noi interisti far resuscitare i morti. E io mi auguro che non vada così, anche se lo temo parecchio. Temo parecchio questa eventualità. Perché dico questo? E perché mi riferisco al Milan? Perché a mio avviso, rimane al momento l'unica compagine in grado di romperci le palle per il secondo posto. Perché è questo quello a cui possiamo ambire, ragazzi. Parliamoci chiaro. Il Napoli attualmente è imprendibile. È imprendibile. Segnano i titolari, segnano le riserve, fanno prestazioni da 8 i titolari e anche le riserve. Fra un po' se mettono in campo i magazzinieri, prendono 7 in pagella anche loro. Sono in una trance agonistica allucinante e incontrollabile. Quindi pensare ad un eventuale scudetto sarebbe in questo momento da illusi, se non da stupidi. Poi, ripeto, la palla rotonda può succedere di tutto, però noi dobbiamo concentrarci solo ed esclusivamente su un obiettivo raggiungibile, che è il secondo posto. Se noi riusciamo a eliminare da questa lotta per il secondo posto i Milanelli, abbiamo già fatto il 60% del lavoro. Perché? Perché la Roma non la vedo in grado di lottare per questa posizione. La Lazio è una squadra molto forte, molto organizzata, ma anche molto e molto incostante. L'Atalanta sta attraversando un buon periodo, però ho qualche dubbio anche su di loro, anche se bisogna dire che l'Atalanta attualmente è la miglior squadra del campionato. Secondo me è la squadra più in forma di tutti, tralasciando gli alieni partenopei, ovviamente. Quindi tutto passerà proprio dalla partita di domani sera in Coppa Italia contro l'Atalanta. Perché? Perché domani sera noi non abbiamo solamente l'occasione di
approdare in semifinale di Coppa Italia, ma abbiamo l'occasione di misurarci contro la miglior squadra del campionato, secondo me, attualmente. Una compagine che sta segnando tantissimo e che sta mettendo in difficoltà assolutamente chiunque, chiunque. Di conseguenza, vincere domani sera, secondo me, darebbe una spinta psicologica non indifferente. Una spinta psicologica non indifferente per andare al derby carichi a bestia. Perché sono due partite fondamentali, Sembra una cazzata, ma sono due partite fondamentali. Fondamentali. Lo era quella contro la Cremonese, perché dovevamo vendicare la sconfitta contro l'Empoli e dovevamo riprendere il ritmo dopo la Supercoppa. Ma adesso con l'Atalanta ci garantisce una semifinale di Coppa Italia e un'eventuale vittoria sarebbe una vittoria contro una compagine molto forte. E domenica, ragazzi, ci si gioca tanto, ci si gioca tanto, ce lo giocano tanto loro, ma ce lo giochiamo tanto anche noi, perché se perdiamo andiamo sotto di loro, se vinciamo gli diamo una legnata non indifferente. Lo scopriremo solo soffrendo, ragazzi miei, lo scopriremo solo soffrendo. Nel frattempo godiamoci questo secondo posto in classifica e cerchiamo di approfittarne.